Allora, direi che possiamo incominciare a fare una prima analisi da parte vostra di quelli che sono stati i motivi per cui questo derby è stato vinto in questa maniera anche abbastanza positiva, dopo un momento non positivissimo dell'Inter, infatti arrivava da sfavorita, parto da te Andrea, però si è distinta, insomma, i protagonisti, Lautaro Martinez, Vecino, Lautaro Martinez che è riuscito a farsi valere come alter ego di Icardi, lo stesso Vecino che ha fatto una partita meravigliosa, ma non solo. Andrea, il tuo commento su questo derby? Allora, più Inter che Milan, tra l'altro si è confermata qua la sua settimana, il regista mi aveva messo il gufo, no, quando avevo detto che avevo preconizzato che storicamente le squadre che arrivano peggio al derby, alla stracittadina, spesso vincono poi la stracittadina. È stato anche così anche questa volta. L'Inter secondo me è entrata con un altro piglio, tra l'altro è un Inter che probabilmente ha anche sorpreso per la disposizione tattica Gattuso. La posizione di Vecino, per esempio, è la posizione che di solito occupa Nainggolan, sì, no? Quella di trequartista. È il centrocampista dell'Inter che ha, come dire, più gamba, no? Che ha più capacità di inserimento e che si fa valere anche in zona gol, e l'ha fatto benissimo anche in questa occasione. E in più, l'hai citato tu prima, Lautaro Martinez, che non è più una sorpresa, nel senso che è un giocatore che, pur non essendo un gigante, è un giocatore che si sa far valere tantissimo nei contrasti, nell'uno contro uno. Per certe caratteristiche forse assomiglia un pochino, adesso siamo all'inizio della sua carriera, ad Agüero, cioè è uno che in area di rigore si fa sempre trovare. Tra l'altro, se tu dai un'occhiata alla dinamica del gol di Vecino, sì, è straordinaria la sua intuizione, perché Perisic la mette, no? E lui, che ha un angolo di porta estremamente ridotto, non la indirizza in porta, ma la mette in mezzo in attesa del possibile rimorchio che è arrivato. Quindi, perché poi Gattuso non è riuscito ad ottenere quanto la sua squadra aveva espresso nelle ultime settimane? Sì. Forse perché c'è stata anche una flessione fisica da parte di alcuni giocatori. E certamente arrivare da favoriti al derby, e Milan lo era, forse li ha sfavoriti. Quindi tu dici che però in realtà che c'è stata quasi più la pressione, l'ha sentita più il Milan che l'Inter, quando invece però in teoria, visto come arrivavano, avrebbe dovuto sentirla più l'Inter che il Milan. Ma sai, quando la stracittadina, il derby, è una partita speciale, una partita particolare, è diversa da tutte quante le altre partite. E ovviamente chi entra con la, come dire, non tanto con la voglia, con la mentalità giusta, con il giusto piglio, e l'Inter c'è entrata subito, perché è andata in gol subito. Eh sì, anche questo sicuramente ha spiazzato il Milan, subito col primo gol dell'Inter. Roberto Lorenzini, chiedo a te, che cosa è successo al Milan? Perché Gattuso ha parlato, no, dicendo forse non siamo ancora pronti per mostrare quel gioco di qualità di cui abbiamo provato a fare nel primo tempo. Sì, sicuramente Gattuso ha un po' ragione su quello che dice, però poi bisogna analizzare in tante, da tifoso o da detti lavori, uno la può analizzare in tante maniere. Sì. Io personalmente mi sarei aspettato, in questo momento dove il Milan doveva fare, non ti dico il salto di qualità, ma questo passo in avanti, soprattutto per la classifica, qualcosa di diverso a livello tattico, cose che secondo me l'Inter poteva non aspettarsi. Invece l'Inter si è aspettata una formazione così. Le giocate iniziali dell'Inter sono state quelle di centrare lo tattico, la partita, l'approccio alla partita, e negli spazi l'Inter è stata capace a colpire. Quindi in questo caso Spalletti Gattuso 1-0, nel senso che è stato più bravo Spalletti che Gattuso a predisporre in campo le due squadre? Non è che è stato più bravo Spalletti, però secondo me Gattuso poteva sorprendere Spalletti a livello tattico con qualcosa di diverso. Andrea, come l'ha fatto con Vecino. Spalletti l'ha fatto un attimino con Vecino. Esatto, ed gli è riuscito pienamente. Ha centrato completamente, che si è trovato anche al momento giusto sul primo gol. Invece Gattuso come poteva sorprendere l'Inter? Come avrebbe voluto sorprenderla l'Inter? Non lo so, ci sono varie possibilità. Essendo mister, io mi... No, non è che sono mister, però mi piace leggere le partite, le tattiche, studiarle.
Così quello, d'impatto. Ti dico un esempio, che è un esempio, ma di quelli importanti, quello che ha fatto Allegri in una partita importantissima, ha fatto giocare Spinazzola, quindi dall'inizio, ha fatto giocare Cancelo, insomma, Emre Can, Sotterzino, ha avuto delle intuizioni tattiche importanti. E l'ha fatto in una partita importante, sapendo e consapevole di portare a casa qualcosa di importante, se no non l'avrebbe fatto, e solo così era sicuro di ottenerlo. Certo. Quindi aveva una consapevolezza ed è riuscito a trasmetterla anche ai giocatori. Quello che secondo me poteva fare Rino, intanto stava cioè niente da dire a quello che ha fatto il Milan, perché alla fine, all'ultimo minuto, il Milan, con l'occasione che ha avuto, poteva raddrizzare questa partita, e si sarebbe parlato in un modo diverso di derby, di quello che sia approccio sbagliato del Milan, ma poi ha carburato e poi alla fine è venuto fuori. Quindi io mi aspettavo da Rino Gattuso qualcosa di sorprendente in questa partita, perché era proprio la partita che ti dava il là, intanto, per staccare un po' di più, no? La cosa più importante non era perdere il derby o vincerlo, ma mantenere la classifica. Esatto, perché qui c'è stato il controsopasso dell'Inter, che comunque è ritornata al terzo posto, rimettendo il Milan al quarto. Andrea? È vero quello che dice Roberto, che il Milan all'ultimo istante ha avuto la palla per raddrizzarla. Sì. È anche vero che l'Inter nel primo tempo ha avuto un paio di palloni per chiuderla la partita. Forse, perché poi sai, con i se, con i ma, siamo bravi tutti, soprattutto poi dal divano di casa, ma, o dalla tribuna dello stadio. Probabilmente Gattuso ci sia stato pesante l'infortunio a Paquetà o meno, la sostituzione, il cambio tra il primo e il secondo tempo, forse doveva partire prima con un esterno di fascia come Castiglieco, cioè la disposizione tattica dell'Inter, e difatti sono andati meglio poi in certe situazioni del secondo tempo. È tutta esperienza anche per Gattuso, voglio dire. Ecco, invece continuano, caro Gianluigi, i post di Lautaro Martinez e le dichiarazioni di Wanda Nara. Allora, Di Cardi. Scusa, post. Di Cardi, perdonami, sì, no, Lautaro Martinez, esatto. Questo non c'entra niente, però perlomeno qua. No, perché è vero, sennò povero Lautaro Martinez. Un po' l'alter ego, esatto. Che sul campo stai innescando tu una nuova bomba in casa. Una nuova bomba voglio lanciare. No, per l'amor del cielo. Allora, Gianluigi. Che è stato, diciamo, sostituito in maniera più che degna, anzi c'è addirittura chi lo preferisce ormai, Lautaro Martinez a Mauro Icardi. Poi avremo modo anche di mettere sul piatto della bilancia quello che è stato il rendimento dell'Inter con l'uno o con l'altro a guidare l'attacco. Oggi ha festeggiato il suo a suo modo, sul suo profilo Instagram, la vittoria dei suoi compagni nel derby, non presenziando nella serata di ieri all'interno dello spogliatoio, a differenza di altri giocatori indisponibili come Rajan Engolan, che invece sono stati presenti allo stadio e anche dando un supporto ai compagni di squadra. Icardi non c'era, però ha pubblicato questo post: Milano è solo nero azzurro, buongiorno Milano. Questo è un po' il modo che ha avuto Mauro Icardi per probabilmente sciogliere un po' di tensione ancora che gravita tra sé e l'universo nero azzurro. Ricordiamo che questa settimana sarà di fondamentale importanza, perché stando a quelle che sono state le dichiarazioni confermate anche da parte della sua moglie e procuratrice, venerdì dovrebbe esserci un incontro con lo stesso Mauro Icardi per cercare di arrivare al dunque e di reintegrarlo in gruppo. Fatto sta che l'Inter ha dimostrato di poter avere una resa importante anche senza il suo ex capitano, ovviamente sarà o sarebbe un valore aggiunto in questo rush finale per un posto nella prossima Champions League. Ed è proprio così. Allora, lo stesso Politano ha detto che sicuramente manca Icardi, ha dichiarato così, e chiaramente poi lo si vede anche in alcune circostanze che il suo apporto avrebbe potuto cambiare alcune cose. Intanto questa è la grafica, Lautaro contro Mauro Icardi. Gianluigi, spieghiamola un attimo, poi con gli ospiti analizziamo il tema Icardi e sì, vediamo se poi giustamente praticamente i numeri che raccoglie questa grafica raccontano le partite disputate da titolare dall'uno e dall'altro. Lautaro Martinez sta giocando in quest'ultimo periodo e ne ha fatte 10. Icardi invece per 18 volte è partito titolare. La percentuale di vittorie
con Lautaro Martinez dal primo minuto è più alta rispetto a quella di Icardi. Vedete, 18 partite, 9 vittorie, il 50%, quella di Lautaro Martinez invece su 10 partite, 6 vittorie, questo è sicuramente importante. La media punti raccolta con Lautaro Martinez titolare è di 1,9 punti a partita, con Icardi è leggermente inferiore, 1,7 punti a partita. Questo a testimonianza da un lato del fatto che i due giocatori possano essere intercambiabili, dall'altro probabilmente è ancora più interessante, ma poi rigiro questa considerazione agli ospiti in studio, probabilmente i numeri potrebbero essere ancora migliori sia da un lato che dall'altro qualora Spalletti o chi per lui dovesse riuscire a farli coesistere in una maniera fattiva, perché sono due giocatori che probabilmente hanno anche le caratteristiche per giocare insieme. Andrea Bosco, se Icardi tornerà a giocare con Lautaro Martinez. Guarda, al netto delle cifre, delle statistiche, che sono sempre fredde e quindi non vengono mai contestualizzate all'interno della tal partita, del tal momento, della tal situazione. Io credo che sia nell'interesse sia dell'Inter che di Icardi di trovare una composizione almeno fino alla fine della stagione, dopodiché faranno, come dire, un check e decideranno se continuare o se lasciarsi e Icardi troverà un'altra sistemazione. Ma in questo momento, con Icardi fuori, Icardi danneggia se stesso e l'Inter, no? Danneggia l'Inter perché l'Inter non ha un elemento in più nelle rotazioni e Spalletti ne ha bisogno, ma danneggia anche se stesso, perché se non gioca evidentemente è chiaro che, diciamo così, non ci fa una bella figura, se poi le ragioni sono quelle che sono state esposte in queste ultime settimane. Ma soprattutto, che senso ha non giocare? Per una questione di principio, per la fascia? Io non credo che sia solo una questione della fascia, evidentemente qualcosa nello spogliatoio si è complicato, non dico rotto, ma comunque si è complicato e quindi poi la situazione è quella che è, però la composizione è l'unica sanatoria possibile secondo me. Roberto, secondo te? Secondo me è veramente una vicenda stranissima, una situazione strana, perché non è chiara cosa è successo, cosa è successo, le motivazioni. E si può pensare perché la moglie Wanda ha detto delle determinate cose in una trasmissione o viceversa o altre cose. Una situazione veramente strana. Io non mi è piaciuto il comportamento della società Inter, perché si è messa è come se si è tirata una martellata sui piedi, secondo me, perché togliendo la fascia ai Icardi senza pensare a cascata tutto quello che poteva succedere, mi è sembrata una cosa talmente banale che... O magari Roberto si è pensato a quello che poteva succedere, ma magari non si è calcolato quello che poi sarebbe potuto succedere sul campo rispetto a questo, no? Che magari... Che succedeva... Perché proprio che Marotta non pensi nel momento in cui fa una scelta del genere, a cosa può scatenare, mi sembra un po' strano. Ma è strano anche perché... Scusami, non lo so. Dico nel senso... Ma visto come è stata tolta la fascia, il giorno che è stata tolta la fascia alla mattina in allenamento, nello spogliatoio... E dopo l'allenamento, poco dopo l'allenamento. La dinamica è stata una cosa strana. Come è nata la cosa... Spalletti ha voluto togliere la fascia, avrà fatto sì, l'hanno tolta poi la dirigenza insieme. Avrà fatto presente, la dirigenza ha agito in un momento che l'Inter oggi gli è andata bene che ha vinto il derby, perché non perdendo il derby aveva perso 12 punti in tot partite, non 2 o 3, ma 12 punti, quindi aveva buttato via un campionato, perché l'Inter è in una posizione ottima. E se non pensiamo a queste polemiche, a questo periodo che ha perso 9 punti, dove poteva essere in questo momento l'Inter? Quindi la cascata è stata molto in questo momento svantaggiosa per l'Inter, se Icardi era il problema di tutta questa confusione. Chiaramente non è solo Icardi, la squadra, gli infortuni. Sì, c'è una concausa, sono varie concause, però c'è anche da dire che sicuramente... Sai la cosa strana? Sì. È che Marotta era passata una situazione del genere alla Juventus con Bonucci, no? E l'hanno risolta, no? Lì c'era stato lo scontro con Allegri, certo, eccetera, così si era parlato addirittura di dimissioni di Allegri presentate prima della partita di Champions, l'hanno risolta con lo sgabello, cioè con una cosa mediatica che dopodiché Bonucci ha spiegato che no, ma in realtà non, il posto ce l'aveva. E c'è poi da dire, Andrea, però, che c'è una netta differenza in quel caso. In un'altra maniera, ma c'è una grande, ecco, differenza, perché lì era Bonucci con il mister, qui è Icardi
forse con il mister o non si sa, ma con i compagni di squadra. Ma siamo sicuri che è con, o con solo una piccola parte dei compagni anche di squadra? Anche se fosse una piccola parte. Vabbè, ma allora torniamo sempre, cioè, comunque... alla mitologia, no, dell'Inter frazionato in clan, no? I croati, gli argentini. Potrebbe anche, esatto, ritornare su questo tema qui. Il nostro Fernando Siani, buonasera, ben ritrovati su Sport Italia, l'appuntamento del lunedì con Monday Night. Tra poco anche un giro di rassegna stampa apposta, perché oggi è stato il giorno, tra virgolette, delle polemiche. Il Milan che ha perso una grande occasione, ma è stato uno dei derby almeno più spettacolari degli ultimi anni, con un 3-2 pirotecnico, con il Milan che ha provato fino all'ultimo ad agguantare un risultato, ma soprattutto nel primo tempo l'Inter ha dimostrato di avere in questi 90 minuti più fame, ma soprattutto anche più organizzazione. Ne parleremo con i nostri ospiti. L'anno scorso direttore sportivo del Milan, questo Milan ha molta, diciamo, molte sue facce, molti nomi, molti cognomi portati in quello che è stato un percorso che oggi riporta il Milan in zona Europa. Il direttore sportivo Massimiliano Mirabelli, buonasera. Buonasera direttore, buonasera, ben ritrovato. Parleremo anche di mercato, di Valzer direttori, le polemiche Pallotta e Monchi, la Roma che cerca una nuova poltrona da direttore sportivo. Buonasera, ben ritrovato Bartolo Mutti. Buonasera. Ciao mister, buonasera, buonasera, ben ritrovato. Una grande piazza che vuole ritornare nel calcio professionistico con il Como, che deve ripartire. L'anno scorso ha sfiorato la Serie C, quest'anno in corsa per la Serie C. Roberto Felleca, amministratore delegato del Como, buonasera. Buonasera, ben ritrovato. Buonasera anche a sinistra, dove abbiamo l'angolo dei giornalisti, abbiamo l'angolo degli opinionisti. Ho detto giornalisti all'altro, opinionista a quest'altra, già faceva con la mano così. Guido Bagatta, buonasera Guido. Ho ceduto sul giornalista, ha fatto così. No, per me non esiste più la categoria. Al giornalista non esiste la categoria. Non esiste più. Distrutta dai nuovi media, ma giustamente, non facciamo la puntata sui giornalisti. No, è una grande categoria, ma esiste quasi più. Non esiste più, però c'è lui a rappresentarla, Giancarlo Padovan. Buonasera. Ciao, buonasera. Tra poco saremo pronti come io sempre. Io annuisco sempre le cose che dice. No, ma quando parla Guido, assolutamente. Adesso, tra poco, pronti per parlare di mercato con il guru del calciomercato. Tra poco, prima però, vado a salutare dal touch Gianluigi Longheri, prima delle sorprese a Monday Night. Buonasera Longheri. Buonasera a te. Ovviamente anche ai nostri telespettatori. Oggi è stato un day after felice per quanto riguarda l'Inter, comunque ricco di nuovi episodi anche della telenovela targata Mauro Icardi, con un post su Instagram ha voluto festeggiare il successo dei suoi compagni di squadra con un buongiorno dedicato alla Milano Nera Azzurra. Milano è solo nerazzurra, così ha reagito Mauro Icardi al day after, il derby vincente dell'Inter. Sono arrivate in serata delle nuove dichiarazioni anche da parte di Beppe Marotta, che ha commentato la situazione durante il trofeo Maestrelli. È intervenuto durante questa premiazione su Icardi, ha detto: spero che la situazione si possa ricomporre, siamo una famiglia, così va interpretato il nostro provvedimento, spero che si possa ricomporre quanto prima la frattura, spero che risolva il problema al ginocchio il più presto possibile, torni in gruppo dopo la cura riabilitativa. Ovviamente molto felice anche per il derby, la terza tipologia di derby che vivo dopo Genova e Torino. Quello di ieri è stato emozionante, si è conclusa con grande felicità al fischio finale. Dopo il successo del mercato invernale, a un certo punto i social, le richieste particolari, ci è stato detto: no, ma non può essere andata via, no, ma deve tornare. Ma a questo punto l'abbiamo richiamata, poi però abbiamo visto i social, no, è andata finita alle Bahamas, e poi abbiamo detto: no, facciamo una roba, torna il lunedì sera con Monday Night per essere poi protagonista di nuovo nel mercato di Sport Italia a furor di popolo. Ioridelli, buonasera. Buonasera Michele. Avevo avuto bisogno di una pausa post mercato. Quindi il mercato ti aveva praticamente tolto l'energia, ti aveva distrutta. Bene, sei pronta? Devi superarti questa volta. Domande per gli ospiti? Devono essere tutte cattive? No, alcune sono buone. E allora, Longheri, qui abbiamo lavorato male. Te lo spiego subito, le domande devono essere cattive, soprattutto per il direttore Mirabelli. Perché se le faccio io sono cattivo, ma se le fai tu ti rispondono. Tu sei milanista. Certo, posso. Non possiamo. Brava. Questa alleanza torinese-calabrese già suona molto molto male. Vado a salutarlo, potresti presentarlo tu, perché sai bene che è il re del calciomercato. Ovviamente quando parla lui di mercato non parla un giornalista, parla la Bibbia. Alfredo, eccola, Pedulla. Buonasera Pedulla. Ciao, grazie a voi, bentornata. Ben ritrovati. Partirei con una cosa che svilupperemo. Oggi Petrachi era a Londra. L'abbiamo scoperto nel tardo pomeriggio, non è ancora venuta fuori questa cosa, cercheremo di capire perché
È la settimana della sosta, non ci sono partite. Di solito Petrachi lunedì torna a Lecce, invece oggi era a Londra, ne parleremo più avanti. Grazie, grazie. Prima di parlare di derby, di aprire subito la discussione, giusto direttore Padovan, apriremo la discussione, entreremo nel merito, parleremo proprio della anche analisi tecnico-tattica Gattuso-Spalletti, in questo caso Spalletti 1, Gattuso 0, ma prima Super Spot, 20 secondi, linea alla regia. Si parte subito con il Milan, con l'Inter in questo derby che premia i nerazzurri. Direttore Mirabelli, quest'anno 6-0 i punti dell'Inter contro il Milan, un derby che ha tinte nerazzurre sia all'andata che al ritorno. Ieri però il Milan non era il Milan di sempre, forse anche per merito dell'Inter di Spalletti. Ma guarda, secondo me, poi ci lasciamo condizionare sempre dal risultato. È vero che l'Inter ha fatto la partita perfetta, ha avuto pure quel pizzico di fortuna di gestire sempre un doppio vantaggio, però io ho visto un Milan che ha fatto bene. Non era facile partire subito in svantaggio dopo 2-3 minuti, se non sbaglio. Quindi poi gestire il doppio svantaggio. Però alla fine, se quel gol di Cutrone, cioè quel tiro di Cutrone, si realizza in gol, magari stiamo parlando di un bellissimo derby, perché ha dato comunque emozioni, non è stato un derby noioso, ben giocato da entrambe le squadre. Poi l'Inter, facendo la partita perfetta, ha meritato sicuramente i tre punti. Però si rispolvera nuovamente, quindi adesso tu sai bene che le domande cattive non le fa Ioridelli, perché milanista te le faccio io, perché devo fare sempre l'avvocato del controdiavolo in questo caso. Ma questa squadra, tranne Paquetà, tranne Piontek, è una tua creatura, si può dire? Diciamo, no, ma c'è un lavoro fatto Gattuso, c'è un lavoro fatto come stanno facendo gli altri, quindi. Leviamo Bakayoko, leviamo Castiglieco, però poi il resto c'è una base di lavoro fatta prima. C'è una base, poi è stata proseguita. La domanda che ti faccio, però, il Milan era avanti come gruppo, ma nei singoli, almeno qui dentro, abbiamo sempre detto l'Inter è più forte del Milan. Nei singoli l'Inter ha qualcosina in più. E forse nella partita dei 90 minuti del derby ha dimostrato ampiamente che nei singoli, nonostante l'assenza di Icardi, questi hanno vinto il derby senza Icardi, però hanno dimostrato di essere più avanti nelle qualità individuali, direttore. Ma no, non sono d'accordo sulla tua analisi, nel senso che comunque il Milan anche nei singoli giocatori importanti, giocatori forti, giovani, quindi fino a prima del derby il Milan aveva fatto una grande rincorsa e quindi era terzo in classifica. Ancora mancano 10 partite, io credo che sarà una bella lotta per il terzo posto, e il Milan ha una squadra di tutto rispetto, così come l'Inter. Però non dimentichiamoci, l'ho detto prima, Bortolo Muti, il derby è stato vinto senza Icardi, che comunque è la stella di questa Inter. Poi c'è Perisic, c'è Brozovic, ieri Vecino ha fatto molto bene, De Vrij, Skriniar. Un ritorno sulla domanda fatta a Mirabelli, bocciata dal direttore. Tu da allenatore mi dici se sei d'accordo oppure no, che nei singoli forse l'Inter ha dimostrato già nei 90 minuti di avere qualcosa in più del Milan. Ma guarda, io penso che l'Inter abbia avuto più fisicità, più compattezza e forse gli episodi chiave nel momento migliore loro, perché il vantaggio iniziale per me ha scioccato un pochino il Milan, l'ha messo un po' in difficoltà anche mentalmente, la partita era, forse aveva preparata in modo diverso. Per me il Milan ha più qualità nel senso proprio da Paquetà e da Piontek, da Suso. Piontek ieri non pervenuto, però sì, a parte, diciamo, non la partita in sé, però nell'insieme per me il Milan è una squadra, adesso è una squadra che ha qualità e ha struttura. E a parte il derby perso, penso che veramente sia ormai una squadra proiettata e sono dentro nella fascia alta, assolutamente. Però Pedullà, che voleva intervenire mentre parlava Mirabelli, mentre parlava Mutti, adesso facciamo intervenire. Puoi dare a Cesare, in questo caso sono io, quel che è di Cesare. Prendendo. Prima della partita eravamo allo stadio insieme, Pedullà mi dice come la vedi, e io do una risposta che adesso giustifico pubblicamente. No, ti devo dare atto. Dammi atto. No, io ti ho chiesto, hai ragione, perché col senno del prima e in molti non c'entra il gufo, era un pronostico, non era una gufata, si gira, non credo. Stanno battendo, mi dice. Dico, secondo te come la vedi? Lui mi dice, tu Michele mi risponde, vince l'Inter.
Io l'avrei visto in maniera un po' diversa. La giustifico perché quando arrivi dopo gli schiaffi dell'Europa League, comunque l'Inter aveva una sola strada: ribaltare parzialmente la stagione e non puoi arrivare scarico al derby. Sì, e allora ragione, però il Milan invece arrivava un po' più tranquillo e queste partite le paghi. Il pronostico tuo l'hai preso in pieno, sì, però non pensavo che regalasse un tempo, perché il primo tempo del Milan non pervenuto. Poi possiamo dire che è stato un derby bellissimo, che c'è stata una reazione, però il primo tempo il Milan non ha giocato per come avrebbe dovuto, secondo me approfittando anche dell'aspetto psicologico dell'Inter, che arrivava da una brutta serata, anche quella precedente. Mi sarei aspettato un Milan molto più sul pezzo, molto più aggressivo, senza prendere quel gol che non si prende, perché un gol così secondo me non si può prendere. Non questo, chiaramente mi riferisco al primo gol, l'azione precedente che ha sbloccato dopo 3 minuti, esatto, non si può prendere, ti condiziona, ma anche se prendi quel gol mi aspetto un Milan diverso. Padovan, Giancarlo. Ma dunque, io considero complessivamente estate su estate, cioè con Icardi in campo, l'Inter superiore individualmente, e lo dico perché penso che la difesa, per esempio, i giocatori di difesa, compreso a Samoa per esempio, per me è superiore a Rodriguez, Skriniar e De Vrij, per non parlare di Miranda che adesso è infortunato, sono sullo stesso livello e forse anche superiori a Romagnoli e Musacchio, che pure sono bravissimi, hanno fatto molto bene. Quindi io sposo più la tua tesi rispetto a quella del direttore Mirabelli e di mister Bartolomutti. Cioè, mi sembra che qualitativamente anche quest'anno, quando dicevamo è l'Inter la squadra che può essere l'anti-Juve, cioè noi dobbiamo essere coerenti con quello che abbiamo detto, forse possiamo sbagliarci naturalmente, ma la coerenza serve. E dopodiché il Milan ha sbagliato partita. Io sono d'accordo con mister quando dice ha preso un gol che non doveva prendere, e quel gol l'ha condizionato psicologicamente. Io ho visto anche alcuni giocatori non in grande condizione, per esempio continuiamo a dire Paquetá è un grande giocatore, aspettiamo, perché se aspettiamo a dirlo di Piontek, che ha già messo insieme tanti gol, io aspetterei anche di Paquetá. Sono due partite che io Paquetá non lo vedo. Gioca in teoria fuori ruolo, in teoria. Gioca fuori ruolo perché non gioca col trequartista. Si è stato detto che sa fare tutto. Sì, vabbè, e allora, sa fare tutto, non sa fare niente. E allora quando uno sa fare tutto lo metti dappertutto. In realtà non sembra neanche a me un eclettico e un universale. Probabilmente non è un trequartista. Un sì, ma allora se un trequartista non serviva. Appunto. Cioè, delle due l'una. Il gennaio. Era sì, il gennaio, certo. Che dice mi prendi trequartista, ma non è un trequartista. Ma non è, non serviva il trequartista Gattuso. A un certo punto ieri Chessi ha fatto il terzino destro. Sì. E non credo sia un terzino destro. Mirabelli. Poi no, ma non sono, pure qui mi trovo a non essere d'accordo, nel senso che comunque... Chessi è un terzino. No, stavo dicendo di Paquetá. Paquetá ha dimostrato di essere... Le ultime due partite è ma ho capito, però bisogna capire... Per me è già difficile un brasiliano che arriva a gennaio e faccia... Io non mi aspettavo mai che potesse fare bene così come sta facendo, perché... gennaio in Italia, noi siamo nel clou del campionato, lì hanno finito, mi sembra che questo ragazzo ha oltre 50 gare sulle gambe, sta andando veramente ogni più oltre rosea aspettativa, quindi mi immagino anche una disponibilità, ma mi immagino gioco incredibile, già il brasiliano che viene ha problemi tattici. Già in Italia si arriva da luglio, questo è arrivato a gennaio, ha fatto secondo me veramente veramente posso dire una cosa, chiedo scusa diretto, il vero grande problema del Milan, che sta diventando un equivoco e magari alla prossima fa 2 assist e 3 gol, è Suso. In questo momento il Milan purtroppo gioca con, non voglio dire con uno in meno, ma sono lì vicino, cioè le ultime prestazioni di Suso sono state tutte prestazioni da 5. Sì. Ora non so da cosa dipende, Suso è un grande giocatore, l'ha dimostrato, lo discutiamo stasera, quindi a livello di scelte secche, neste, drastiche da fare, questo è un Suso che non dimostra di essere all'altezza della maglia da titolare oggi. Poi che tu non lo possa togliere, perché se togli Suso magari lo perdi mentalmente, psicologicamente, ma sono degli sprazzi al 20% del vero Suso, ma non mi riferisco solo al derby,
Mi riferisco all'ultimo mese abbondante, forse dovrei arrivare a due mesi. Le ultime 8-7 prestazioni di Suso non sono state al test di Suso, e questo è un problema molto serio. Ripeto, tornerà magari a Genova dopo la sosta, ma è un problema che va analizzato. Mirabelli. Alfredo, però sì, non hanno perso per la prestazione di Suso, secondo me, ieri sera. No, ma io infatti ho la premessa, hai ragione, che ho fatto, e che mi sarei aspettato un Milan completamente diverso. Però lo sfogo che tu hai a destra, lo sai meglio di me, è uno sfogo che molto presto, fermo restando che non è una critica, le giocate di Suso sono più o meno le stesse, ripeto, non è una critica, perché quando le fa la differenza. L'ultimo periodo di Suso, allora, Paquetà fuori ruolo, Suso non in condizione, alla fine qualcosa paghi. Ma ripeto, a me ieri non è piaciuto l'approccio. Mi sarei aspettato un approccio come quello che hai avuto nel secondo tempo, quando dovevi recuperare. Mirabelli? Ma Suso ci ha abituato effettivamente a cose sempre importanti. Ti dà sempre l'impressione che magari ti può fare quella giocata giusta. È un grande talento. Per quello che so io, Suso magari non sta bene, non è stato bene fisicamente, quindi è normale che possa pagare, però credo che discussioni su Suso non ce ne possono essere, se non magari nell'ultimo periodo, che magari può essere anche fisiologico per problemi fisici. Ovviamente si però, sposta l'attenzione sei Mutti, poi dobbiamo parlare però dell'Inter, volte, che è l'intrecamento del derby. A volte, anche se facciamo, questi giocatori non sono al top, sono, sì, indispensabili comunque, sì, nei meccanismi di gioco e proprio nell'insieme della squadra. Non ti daranno il 100%, li devi a volte sopportare, però sono importanti comunque, proprio anche come personalità. Condivido. Fellega e poi Bagatta per analizzare, sì, poi anche la vittoria dell'Inter, non solo la sconfitta del Milan. Fellega. No, giusto un appunto. Io sono stato a vedere Cagliari-Inter una quindicina di giorni fa. Il Cagliari chiaramente ha fatto una grande prestazione, forse una delle più belle che ha fatto quest'anno, battendo l'Inter. Però mi ero fatto un'idea appunto dell'Inter che senza Icardi forse potesse essere veramente in difficoltà. Mi sono ricreduto ieri, insomma, l'approccio alla gara, subito l'1-2, così lo sprint, insomma, ha dimostrato di essere, comunque a prescindere dai Cardi, comunque una grande compagine. Anche perché sta trovando un Lautaro Martinez, e in Lautaro Martinez delle risposte importanti. Questa è una delle nostre grafiche, Lautaro contro Mauro, fatti più in là con il Toro che sta rispondendo con i fatti. Guido Bagatta, è parzialmente la rivincita di Spalletti in 90 minuti su una stagione completamente da cancellare, Guido? Sì, perché l'ha preparata bene, ha capito che, cosa che non è facile, però ha capito che il Milan in questo momento non ha un ispiratore ma un risolutore, e ieri Piontek non ha toccato bocce e sono stati molto bravi, l'hanno circondato e hanno tolto la spina a quello che ha fatto la stagione, perché gli ultimi, d'accordo Paquetà, però gli ultimi due mesi del Milan sono stati Piontek. Senza l'arrivo di Piontek il Milan avrebbe sicuramente 9-10 punti in meno, questo è sicuro, e hanno capito, non avendo da tirare via la spina al Pirlo, perché non ce l'ha nessuno, quindi all'ispiratore, hanno chiuso bene Piontek, al di là poi del gol in 3 minuti, quello può essere un colpo di fortuna, è una buona partenza, però credo che la vittoria sia stata costruita da una difesa che ha giocato bene, poi lo stesso Spalletti non è caduto nelle trappole anche mediatiche di Ranocchia, schierato come centravanti, di giocatori fuori posizione, ha fatto un bel lavoro. E è stato anche bravo, perché preparare una partita in qualsiasi sport, io come se mi intendo di altre palle, inteso da gioco, preparare una partita dopo una sconfitta in 2 giorni, per una cosa è il morale, un'altra cosa è anche rimettere tutto a zero e ripartire. Il coach, come lo chiamo io, sicuramente può essere più illuminante di me, non è facile. È stato, cambia la volata Champions, la guardiamo insieme, perché l'Inter rimette la freccia sulla Milan. Vedete ovviamente che c'è ancora una partita da recuperare per la Lazio, che ha 45 punti con l'Udinese, poi da qui avremo a disposizione 30 punti per tutte Inter, Milan e Roma. La Lazio a disposizione 33 punti nel recupero della 25esima con l'Udinese. Non avete messo l'Atalanta nella volata Champions? Ah, vogliamo mettere pure l'Atalanta? No, dopo onestamente ieri ha perso 2 punti, ieri ha preso il trenino, ma allora puoi metterci anche la Sampdoria, nonostante abbia vinto. Vabbè, ci metto in quel modo, ma no, ma non sono squadre tutte. Ma non sono squadre che con queste è fin dallo schermo 4, ragazzi. No, ma non se le l'Atalanta secondo giocare. Me arriverà prima di qualcuno, no, di queste. Vabbè, me quello sì, però arrivare quello però arrivare nelle prime 4 in zona Champions addirittura. No, però vediamo anche la classifica, non è da sottovalutare l'Atalanta comunque, veramente. Beh, però ieri ha perso. Però, allora io ho visto la partita. Però lui di parte. No, ho visto la partita. Ma le difficoltà che ha creato il Chievo.
Allora, onore al Chievo. Il Chievo ha combattuto una partita, un fine campionato fatto... all'americana, perché in America sono, dopo il football americano, squadre che sono fuori dai playoffs da sempre, dopo 5-6 giornate continuano a giocare, a menare. Il Chievo, bisogna dire che è già retrocesso e non se la... Non la dà su, se la sta giocando bene. L'Atalanta ha rischiato di perdere. Sì, sì, no, è stata una partita difficilissima. Però quello lì non è un bel termometro, come la Sampdoria che va su e giù. Comunque l'Atalanta la possiamo piazzare, ha ragione il direttore Mirabelli. Se volete pensate anche il Torino alla Samp, quasi. No, la Fiorentina la tre fuori. La Fiorentina si è suicidata. Mirabelli è convinto che l'Atalanta farà parte della corsa Champions. Ma è una squadra che, secondo me, vabbè, oramai non stupisce più, perché... Ho un solo problema, che la ragazza della grafica ha finito il turno. Altrimenti ti accontentavo in diretta e ti piazzo pur l'Atalanta in grafica, direttore. Altrimenti non va avanti la trasmissione. Mirabelli vota l'Atalanta. Se mi arriva l'Atalanta quarta, Mirabelli mi torna in trasmissione e facciamo dimmi una televisione di Bergamo. Video Bergamo. Però i numeri dell'Atalanta sono numeri importanti. Bergamo TV, te lo dico io. Bergamo TV. L'Atalanta ha dei numeri importanti. Sì. Ha un attacco di una funzionalità tra Gomez, Zapata e Ilz di grande. Proprio. Che si integra in maniera importante, ha una difesa con sì, però balla delle troppo, alternative balla troppo nelle partite che però, dovrebbe vincere. Però se l'Atalanta riuscisse veramente a passare indenne in un certo situazione, perché c'è la Coppa Italia, probabilmente anche la testa, soprattutto quell'appuntamento, per me è una squadra che ha il più grande anche... alleato, comunque sì. È spensierata rispetto agli altri, ha le caratteristiche per poter giocarsi anche il Torino è super spensierato, ha perso col Bologna, che è una delle squadre più in forma del momento, quindi sono squadre che non hanno la continuità per andarci. Dobbiamo chiudere, Sampdoriano, te lo dico. Dobbiamo chiudere il tema derby in parte, però parlando anche dell'Inter, perché con Mirabelli qui abbiamo parlato più del Milan che perde, dell'Inter che vince, ma Lautaro Martinez fa dimenticare Icardi diventa protagonista dei social, uno protagonista in campo, l'altro nei social. Il servizio è firmato da Piero Vitiello, abbiamo due domande per il direttore Mirabelli, poi Pedula scatenati con il mercato, il valzer dei direttori sportivi, la domanda buona la fai Ioridelli, la domanda cattiva la fai sottoscritto. Iori, sorprendici, vai. Direttore Mirabelli, lei è stato appunto direttore sportivo del Milan nell'estate del 2018 e volevo chiederle quali tre giocatori si porterebbe dietro in un'esperienza professionale futura, su quali giocatori punterebbe? Di quelli che ho portato al Milan, farei un torto se dicessi un nome solo, me li porterei tutti, nel senso che... Ho capito, il Milan poi gioca con la Primavera. Eh? No, nel senso che... Uno. Nel senso che comunque... Scusa, sono... ma te ne hanno chiesto uno, vabbè, scusa. Ma no, nel senso nome, che comunque... Te ne facciamo un pulmino. Ma non è che... Cioè, devi ma fare un nome, guarda, uno. Ma ce ne sono diversi. Anzi, faccio il nome di chi secondo me ancora... non si è espresso al massimo e ancora non ha fatto quello che io pensavo potesse fare, anche se il derby ha fatto una grande gara, che Çalhanoğlu. Non so se siete d'accordo, ha fatto veramente una grande gara. A parte il calcio d'angolo che sì, l'ultimo errore. Lo battevo poi io dopo alla fine ci si ricorda sempre delle ultime cose. Sembrava un rugbista che dovesse infilare un tre però, punti in Italia e Irlanda più che un calciatore. Però, è un ragazzo che comunque è un giocatore che diciamo ha fatto tantissimo in Bundesliga. Corre tantissimo, è molto utile per la squadra, però secondo me qualitativamente qualità. Potrebbe ancora portare qualcosa di importante. Quindi, vabbè, quindi senti, chiamiamo questa squadra, attenzione che comunque si presenta Mirabelli per Çalhanoğlu. Domanda cattiva, se alla fine Mirabelli è passato per quello che ha rivoluzionato la squadra, passato alla storia di per aver ribaltato Montella e messo Gattuso dalla Primavera, dopo che l'avevi chiamato in Primavera, dopo la sua esperienza al Pisa, quello che non ha preso l'attaccante giusto, perché alla fine comunque ti hanno rimproverato, sì, ma non ha preso l'attaccante, il finalizzatore, però i tifosi ti hanno apprezzato perché le commissioni e i procuratori non le regalate, non sei sceso a compromessi con i procuratori, mezza e mezza non hai fatto, quindi al massimo ti possono dire sì, ha sbagliato che non ha preso l'attaccante giusto, ma non ti possono dire sì, vabbè, il classico direttore magna magna. Ma ti amano, ti hanno amato i tifosi rossoneri per la guerra calcistica e mercatara con Mino Raiola. Lasciamo stare Mino, che adesso ovviamente penso vi prendete a pugni per strada, no? Sì. No. Non vi salutate, non vi sentite? No. Ci sono rapporti con Raiola adesso? Ma non ce n'è bisogno, perché sono a casa, quindi non c'è bisogno di avere rapporti. Ma quando tornerai a lavorare l'anno prossimo? Può darsi di sì, che ne sai? Avrai rapporti? Se andrò in una squadra dove avrà i suoi diciamo, giocatori, ne dovrò avere. Vabbè, rispondi a questa domanda. Allora, qual è la domanda? Non stai calmo, qua la trasmissione la conduco io. Tu fai il mercato del Milan e farai il mercato della Roma, di quello che sarà. Detto ciò, domanda: Inter, caso Icardi,
come l'avresti gestita con Vandanara? Rapporto Mirabelli-Vandanara e non Mirabelli-Raiola? No, no, parla, non ridere. No, dico, vabbè, è già una cosa antipatica perché c'è già chi la sta gestendo bene. Facciamo un po' di, facciamo un po' di bar, un po' di cinema. Vai, fallo. Sì. Ma penso che comunque, allora, io credo che allora, Di Mauro Icardi, ho già detto, è un grande giocatore, un bravissimo ragazzo, però penso che nessun giocatore, nessun direttore, dirigente, nessun allenatore venga prima del club, soprattutto quando un club si chiama Inter, che ha milioni e milioni di fan in tutto il mondo. Quindi forse sarei stato ancora più duro di quando stanno adesso all'Inter. Quindi... Sì, ma cosa avresti fatto? Fascia? Rispondi, fascia sì, sì o fascia no? L'avresti tolta? Ma non solo, non l'avrei fatto. Io ripeto, ho una grande stima di Icardi, ma non solo la fascia, ma non gli avrei fatto mettere veramente piedi più in campo, nel senso che. E infatti non lo sta mettendo, avresti fatto quindi la stessa cosa. Ma per sempre, non con possibilità di rientro. Perché, quindi avalli, ripeto, la scelta di Marotta? Ma assolutamente. Cioè, mi meraviglierei se si vede di nuovo Icardi in campo. Avresti con trattato tutto il rispetto... con Banda? 5 minuti, sì. E poi? E poi penso che sarebbe finita la discussione, perché credo comunque, non perché lei sia una donna, perché ci sono tante donne, magari fanno le procuratrici, sono bravissime, però questo forse triplo ruolo, perché sei compagno, procuratore, opinionista, mamma di, quindi fai un po' di casino, quindi non è possibile. Poi le cose le discuti nelle sedi opportune, non le vai a discutere in televisione, sui social. Cioè, l'Inter è un grande club, non può essere... Ti posso chiedere, a proposito di casino, no, quando finisci, scusami, ti volevo fare una domanda, visto che lo conosci bene, se non hai finito, se finisce poi te la faccio. Sì, stavo dicendo, non può essere messa alla berlina da nessuno, una società blasonata come l'Inter, quindi, ripeto... Ma non il pugno duro, di più avrei fatto, perché è giusto così, ci vuole rispetto. Vai con la domanda, Alfredo, vai. No, parlavi di casino, ma tu che lo conosci bene, che l'hai portato al Milan, l'hai soffiato alla Roma, che eri in vantaggio, lo svalvolamento di Kessié, da cosa dipende? Bravo, conviglio, che è perché successo? A un certo punto ha perso proprio il ben dell'intelletto, ha fatto una cosa che non si può fare né in Serie A né in Serie Z, poi ha chiesto scusa e si vedeva dall'espressione, non voglio fare il censore, che l'ha dovuto fare. Forse non l'avrebbe fatta, ma indipendentemente da questo gli fa onore il fatto che l'abbia fatto, saranno multati tutti e due, che sì, più di Biglia, ma da cosa può dipendere una roba del genere? Ma guarda, te? Sicuramente è un fatto negativo, una cosa che non si fa mai, soprattutto perché è un fatto che abbiamo visto tutti, però qua c'è il mister, sa in quanti spogliatoi queste cose succedono, non davanti alle telecamere, nelle migliori famiglie succedono queste robe. La cosa che più mi dispiace, perché magari questi due ragazzi, che sono due ragazzi splendidi, abbiano dato un'immagine che in realtà non hanno. Sì, ma qual era il problema? Anche perché a Verona col Chievo segna Beagle e quell'altro non esulta. No, ma io queste, ma non ci credo, sono veramente due bravi ragazzi, ma lì magari sarà successo, da quello che ho letto, sarà successo che lui era nervoso, Biglia gli ha detto abbi rispetto per il compagno che entra, e magari sono andati oltre, sbagliando, ripeto, però allora... Nessuno può negare il fatto che questo gruppo, questi due ragazzi, compreso tutto il gruppo del Milan, che vivono a Milano e sappiamo Milano com'è difficile, non sentite mai nulla, veramente questi fanno Milanello casa, quindi è la cosa brutta che... Diciamo si è succedono un'immagine, questi episodi, ma succedono, ma poi dopo mezz'ora finisce, esatto, tutto. Ma quanti sono i 23 giocatori di una rosa? Che vediamo, 23. Tu metti insieme 23 persone che conosci tu, ci sarà uno che sta sulle palle a un altro? Al di là di come lavora. Uno? Al di là, allora, no, al di là di come lavora. Quindi è una cosa normale. È una cosa fisiologica, di sopportazione a volte. Cioè, nel gruppo. No, quindi, la cosa intelligente è non fare un caso. Ma no, tra l'altro, quando le cose vanno male, ovviamente c'è uno che
più portato perché era arrabbiato di aver giocato male e non aver lasciato l'impronta. Quell'altro ha sbagliato una battuta, ma si staranno sempre, credo, antipatici uno con l'altro anche per un anno. E quando le cose lì, nei momenti migliori, succedono ugualmente. Ma sì, queste ma cose. In spogliatoio, basta uno screzio, ma in spogliatoio, un'entrata quando in allenamento. Ma in questo in qualsiasi sport, quando si chiude la porta nello spogliatoio, l'abbiamo vissuto tutti in ruoli diversi, però anche in sport diversi, succede di tutto in spogliatoio, poi si riapre, certo, vincere, la porta, vincere ovviamente aiuta a nascondere i problemi.